Buonasera dal gruppo di artisti irpini, il nostro viaggio all'interno del comune di Bonito non finisce qui, infatti dopo i presepi ci troviamo nella cisterna sotto appunto il convento francescano e ce ne parlerà lo storico Gaetano Di Vito, che oltre a fare i presepi è molto esperto appunto della tradizione locale, di tutto quello che ha a che fare la storia di Bonito. Prego. E qui abbiamo una cisterna che praticamente era stata costruita con un sistema di filtraggio. Dove sta la cisterna sopra nel chiostro c'è un sistema di collipietre, praticamente che l'acqua sporca veniva fermata da un bordo di pietra e la pulita scavalcava e veniva giù. Poi all'interno della cisterna vediamo una fonte sotto che serviva comunque per filtrare dei detriti che rimanevano nell'acqua, e comunque l'acqua veniva completamente pulita, e quindi monaci la usavano anche per bere, per lavare le botti, e quindi c'è questo passaggio sotterraneo, questo cunicolo che loro da questa parte prendevano con i secchi e portavano l'acqua all'interno. Anche all'inverno praticamente non dovevano uscire fuori per prendere l'acqua, quindi prendevano l'acqua dall'interno senza uscire all'intemperie. Quindi vi consigliamo di venire qui a Bonito, oltre che per i presepi, anche per il museo, giusto? Sì, il museo della città contadina, che un giorno... mestieri, dove ci sta un po' di tutto, libri antichi, mestieri, costumi, arte popolare, un po' di tutto quello che era il paese, partendo dal 600 ai giorni nostri. Sì, poi ci sta la manifestazione della vendemmia, tre ore di chiazza... Sì, sabato ci sarà il presepe vivente in Vico Elena. Sì. E poi dove si apriranno delle cantine medievali pure molto antiche a Vico Elena, dove ci sono anche cunicoli sotterranei. Bonito è una storia molto antica, si sì, sì. Anche sì. Da Camuso, vogliamo fare un po' parlare, no? Certo, Camuso. Quindi vi consigliamo di venire a Bonito perché non ve ne pentirete, tra enogastronomia, arte e cultura. E buonasera dal gruppo di artisti irpini, ringraziando Gaetano Di Vito per la collaborazione.